Il Comune di Viareggio ha ottenuto finanziamenti pari a oltre 10 milioni di euro per la ristrutturazione e la riqualificazione di molte aree cittadine, dalla Marina di Torre del Lago fino al restauro di Palazzo delle Muse. Sul bando relativo alla rigenerazione urbana, i progetti sono 5 e coprono un totale di 90.000 metri quadrati di opere e oltre 9 milioni di euro di contributi ottenuti. Si parla dello Stadio dei Pini, il cui progetto preliminare è già stato finanziato e approvato dalla Giunta. Il Belvedere di Torre del Lago, anche in questo caso il progetto preliminare è già in visione negli uffici della soprintendenza per l'approvazione e le eventuali modifiche. Via Mazzini, per la quale la progettazione è già affidata, così come per la Marina di Torre del Lago. Infine, Piazza Piave, per la quale è in corso di affidamento la progettazione. Sul Fondo Cultura i progetti sono 2 e riguardano il restauro del Palazzo delle Muse e la digitalizzazione dell'archivio storico, per un totale di 820.000 euro di contributi ottenuti, fondi che erano stati inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche e che adesso vedono questi 10 milioni liberi per poter essere impiegati in altri progetti. Però è una notizia importante per due motivi. Il primo motivo perché appunto arrivano 10 milioni a fondo perduto e quindi li potremo utilizzare per tutti questi lavori che vi ho detto. Il secondo motivo è che questi 10 milioni vengono di fatto tolti dal piano delle opere che noi avevamo fatto e quindi dagli stanziamenti ad hoc, e possono essere utilizzati per fare ulteriori lavori. Quindi di fatto i 10 milioni servono a fare 20 milioni di lavori, dei quali 10 assolutamente nuovi.